Con un caldo fuori che scioglierebbe il trono del Lich King, sembra che luglio si prospetti come un mese ideale per chiudersi in casa con il condizionatore sparato direttamente sul collo, con buona pace della cervicale. E per ammazzare il tempo nella calura estiva, cosa c'è di meglio di qualche bel gioco fresco fresco di release ancora proprio scrocchiarello? Quindi guardiamo i 5 più interessanti del mese. Iniziamo subito. No, non state avendo dei déjà vu come in Matrix. Madison era già entrato nella top 5 di giugno, ma è stato poi rimandato. A quanto pare la data di release troppo vicina ai saldi estivi di Steam ha convinto gli sviluppatori ad aspettare un altro po' di tempo prima di rilasciare il gioco, per evitare che venisse sommerso dalla valanga di sconti. Per chi lo scorso mese se lo fosse perso, Madison è un gioco horror psicologico in prima persona, in cui il nostro protagonista, Luca, si risveglierà in un luogo sconosciuto, con le mani ricoperte di sangue. Scoprirà presto di essere stato costretto da un demone a continuare un sanguinoso rituale che va avanti da decenni. Sembrerebbe un titolo ideale per farvi scendere un brivido in questo torrido luglio. Madison arriverà, stavolta per davvero, l'8 luglio su PlayStation, Xbox vecchie e nuove e PC. Forse sono io, ma mi sembra che da un paio d'anni a questa parte l'industria sia in fissa con i loop temporali, dato che continuano a sfornare continuamente giochi sul tema. Questo mese abbiamo Loopmancer, un side-scrolling action roguelite con al centro della trama, appunto, un loop temporale. Il detective protagonista dovrà indagare sulla scomparsa di una giornalista nelle strade di una città futuristica a tema cyberpunk, un altro tema che di recente va per la maggiore. Colpi di spada e armi da fuoco saranno gli strumenti a contorno di un sistema di combattimento pieno di acrobazie e movimenti rapidi. Ogni volta che il nostro protagonista tira le cuoia, si risveglierà nel suo appartamento e dovrà rivivere di nuovo il giorno, a partire dalla scomparsa della giornalista. Ma stavolta, i livelli saranno diversi in quanto vengono generati proceduralmente ad ogni run. Il combattimento stiloso e la grafica iperrealistica di Unreal Engine 4 sicuramente donano a Loopmancer un look che attira l'attenzione e lo distingue dalla concorrenza. Potremo entrare anche noi nel loop dal 13 luglio su PC. E se siete ancora nel mood di action side-scroller, ho una chicca per voi. Questo mese vedremo il rilascio del terzo capitolo di una serie amata da una ristretta cerchia di appassionati, ma sconosciuta a molti, nonostante l'altissima qualità. Azure Striker Gunvolt 3 è il sequel diretto del secondo capitolo rilasciato per 3DS e promette di portare l'azione non-stop e stilosa della serie in tutto il suo splendore anche su Switch. Come sempre ci ritroviamo in un mondo futuristico in cui alcuni umani, chiamati adepti, hanno sviluppato dei poteri sovrumani. Ovviamente ciò provoca una serie di eventi in stile anime che riempiono tre capitoli della saga. In Azure Striker Gunvolt 3 controlleremo una serie di personaggi con abilità uniche in una serie di interminabili di combattimenti al cardiopalma. Potremo persino combinare le abilità dei nostri protagonisti per attivare effetti spettacolari. Azure Striker Gunvolt 3 arriva su Switch il 28 luglio e la versione per Xbox è prevista per agosto. La saga di Xenoblade non ha bisogno di presentazioni per qualsiasi amante dei giochi di ruolo giapponesi. Il terzo capitolo della serie di giochi fantasy ma coi robottoni introduce la possibilità di avere fino alla bellezza di 7 membri nel party rispetto ai 3 dei suoi predecessori. Ed alcuni protagonisti avranno la possibilità di combinare i propri poteri assumendo la forma di un Ouroboros. Il gioco introduce anche maggiore flessibilità, dando la possibilità ai personaggi di cambiare la propria classe di appartenenza, avendo accesso in questo modo a nuove abilità e combinazioni in combattimento. La trama ruota intorno ai 6 personaggi principali che, per cause che dovranno scoprire, si trovano a essere fuggitivi da due nazioni in guerra e si uniscono per cercare delle risposte. In quanto sequel diretto di Xenoblade Chronicles 2, è anche lecito aspettarsi dei riferimenti agli avvenimenti passati. Xenoblade Chronicles 3 arriverà sulle nostre Switch il 29 luglio. Ah giovane, una cosa veloce, se hai 2 minuti scrivimi nei commenti se ci sono dei giochi in uscita a luglio che aspetti particolarmente, magari metti anche un like se ti è piaciuto il video finora per farlo scoprire anche ad altre persone, ma ora scopriamo la cima del podio. I veterani del canale si ricorderanno di Stray quando ne ho parlato ormai un anno fa nel video sugli indie più strani del 2021. Come ben sappiamo, poi non è più uscito nel 2021, ma finalmente questo mese ce lo ritroveremo. In Stray controlleremo un simpatico gatto, separato dalla sua famiglia, che vaga per un mondo post-apocalittico e popolato esclusivamente da robot mentre ricerca i suoi cari. L'enfasi è sul sistema di parkour, o catcour, di cui ci serviremo per esplorare l'ambiente.
Avremo anche con noi un piccolo drone che ci aiuterà ad interagire col mondo fungendo da esposizione e da traduttore. Un concept decisamente originale e una presentazione di tutto rispetto fanno di Stray un titolo sicuramente da tenere d'occhio. E potremo finalmente giocare a Stray dal 19 luglio su PS4, PS5 e PC. Con 35 gradi fuori quando va di lusso, nessuno vi darà noie se decideste di chiudervi in casa a giocare col condizionatore a palla. E considerata la qualità dei giochi di questo mese, direi che sarebbe anche tempo ben speso. Alcuni di questi titoli persino rispettano le tre regole necessarie affinché un gioco possa essere adatto ai genitori con poco tempo. E se sei anche tu un genitore e vuoi sapere quali sono queste regole e quali altri giochi la seguono, ho fatto un video sull'argomento che appare ora sullo schermo. Quindi ci vediamo lì. E come sempre, keep on playing.